Ogni storia può essere raccontata, ma questa merita un posto particolare al bancone del Baramanda. Greg Popovich. Dai, anche se sei rimasto chiuso dietro la libreria di Interstellar, so perfettamente che sai a chi mi riferisco. Popovich, esatto, l'allenatore degli Spurs. Vedi, la sua storia è un thriller, né più né meno. In questo thriller, ovviamente, lui non può che interpretare la parte del cattivo. La sua carriera da coach, infatti, inizia con un delitto. La vittima si chiamava Bob Hill e il suo unico peccato era quello di essere l'allenatore dei San Antonio Spurs. Le armi del delitto utilizzate da Popovich furono il pessimo record della franchigia e la continua serie di infortuni della stella David Robinson. Popovich era stato richiamato qualche tempo prima dai Golden State Warriors, in cui era andato a fare l'assistant coach. Era stato richiamato da San Antonio per ricoprire il ruolo di general manager. In questo ruolo aveva scambiato, mandandolo a Chicago, una testa calda, un certo Dennis Rodman. Nella sua autobiografia Rodman aveva scritto che andava bene così, perché tanto Popovich non gli era mai andato a genio. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Sì, scusa, mi sto perdendo, torno al punto. Popovich era il GM di una franchigia che iniziò la stagione 96-97 con un record di 3-15, senza mai poter schierare la stella David Robinson. Vedi, Popovich è figlio di un serbo e di una croata. È stato prima studente, poi soldato, dopo ancora allenatore della Air Force Academy, il che non fa di lui esattamente un tipo diplomatico, né tantomeno uno troppo incline alla sconfitta. Così licenzia Hill e mentre tutti si aspettavano che annunciasse un nome altisonante e conosciuto per la panchina, a sorpresa, in conferenza stampa, come allenatore, si presenta proprio lui. Ed eccola qua l'uccisione di Hill, che intervistato anni dopo dal Boston Globe dichiarò: essere il capo allenatore era sempre stato nella testa di Popovich, solo io non l'avevo capito abbastanza in fretta. Sì, solo che lui voleva così tanto quel lavoro che passò tutti i weekend che aveva liberi a distribuire hot dog gratuiti nei parcheggi per far innamorare della pallacanestro uno stato che era tipicamente di religione football. La prima di Popovich sul sacro legno Spurs è datata 10 di dicembre del 1996 e in quella data, guarda un po' chi fa il suo esordio stagionale, proprio lui, David Robinson. Già, solo che il karma è un bastardo, torna sempre a chiederti il conto e spesso ci aggiunge pure una grossa mancia. Robinson si infortuna 3 partite dopo e questa volta è fuori per tutta la stagione. Una stagione che sono d'accordo, non è propriamente esaltante in termini di vittorie, ma ricordati che questa storia è un thriller in cui Popovich è il cattivo e i cattivi come lui vincono sempre. Il record di 20-62 a fine anno infatti gli garantisce la prima scelta al draft del 97 e da quella pallina spunta proprio lui, il numero 21, Tim Duncan. Lascia perdere Duncan e Robinson e anche Duncan e Parker, ma è Duncan Popovich il duopolio che ha cambiato per sempre gli Spurs e probabilmente tutta l'NBA. Nella nostra lega, in quella della nostra generazione, non c'è mai stato un legame, una coerenza, come direbbe Pop, così lampante tra l'allenatore e la sua stella. Nemmeno tra Phil e Michael, secondo me. Non vedo altro motivo che questo, chiamalo magnetismo magico, nella chiamata di Manu Ginobili alla 57, ovvero la penultima scelta del draft del 99. Avremo 2 anelli in meno senza Manu. È uno studente del mondo. Ehi! Questa è una sacrosanta verità di Popovich da incidere in ogni pietra del deserto di San Antonio. Ma attenzione, perché è verissimo pure il contrario. Perché se non fosse stato per Popovich, quanti anelli, quante occasioni la NBA avrebbe concesso al tipo di giocatore che era Ginobili? Ricordo di un timeout fantastico in cui Popovich chiede a Ginobili di fargli vedere la mano e lui fa lo stesso. E gli dice: vedi, la mia mano trema, ma io sono vecchio, la tua non dovrebbe. E lì c'è tutto Popovich. Perché nonostante il più ampio playbook della Lega, tu sai che con quella materia prima umana devi lavorare prima sulla testa che sulla tattica. Ma torniamo alla data in cui tutto ebbe inizio, il 10 di dicembre del 96. Il delitto di Bob Hill, che cambia per sempre il basket moderno, come quello di Rosa Luxemburg cambiò la storia del Novecento. Sai quanti cambi in panchina ci sono stati da quel giorno d'inverno? 233. 2-3-3. E Popovich è sempre lì a cercare un'altra vittima, facendoci credere al suo alibi di essere solo un allenatore di pallacanestro. Dai, fammi staccare.
Finisciti sta birra. Buonanotte e buona fortuna.